Bella a tutti ragazzi, sono Gilbert, ragazzi, sono qui oggi in un nuovo episodio della mia serie in cui cerco di sniperare i giocatori e vi consiglio appunto tre giocatori per episodio, tre giocatori molto utilizzabili per lo sniping. Prima di cominciare però vi ricordo che se volete il prossimo episodio 60 likes, ci arriviamo sempre, però è sempre, io voglio sempre vedere che rimanete attivi, perché visto che vi piace veramente tanto, se volete altri episodi 60 likes io ve li porto molto tranquillamente, anche magari uno ogni 2-3 giorni, in modo tale da aggiornare sempre i tre giocatori, perché ce ne sono veramente tanti. Io ve li posso dire anche giocatori non molto conosciuti, ma che sono veramente veramente utili per lo sniping. Prima di cominciare ancora però vi ricordo che ieri, perché adesso sto cercando di caricare un video al giorno, ieri è uscito uno squad builder veramente veramente ottimo. Vorrei sapere cosa ne pensate, quindi ve lo lascio in descrizione o comunque in alto qua a destra. Vorrei che ci passaste e magari lasciate un commentino in cui mi dite cosa ne pensate di quella squadra lì. Nulla raga, possiamo cominciare. Allora raga, partiamo subito con un giocatore che non è molto conosciuto, ma che io utilizzo spesso e volentieri per lo sniping. È veramente veramente un ottimo ed è Davy Klaassen. Klaassen che mi sembra stesse nell'Ajax, mi pare, e poi adesso mi sembra stia nell'Everton. Non vorrei dire una cazzata, eh. Adesso controllo un attimo perché non vorrei fare fail. Allora, sì, Everton. Ha un costo, mi pare, intorno ai 1.300, 1.200. Non sono sicuro, ma mi pare di sì. Vedete, sì, 1.200, 1.300 non si trova. Ok, a 1.300 non si vende. Quindi mettiamo 1.200 e si vende subito. Quindi, calcolando le tasse, mettetevi a 100 in meno. E di lì in giù va sempre tutto bene. Io adesso cerco di sniperarne qualcuno in live. Però raga, prima di partire vi dico che io questo giocatore lo sto utilizzando veramente spesso ed è un ottimo giocatore per lo sniping. Infatti già subito il primo a 1000. Raga, vi ricordo che io sto registrando che sono l'1-20 e quindi solitamente a quest'ora qua non ne escono quasi mai di giocatori. Però vedete che i giocatori si sono scelti bene, si sono studiati, perché questi giocatori qua sono studiati, escono veramente spesso. Quindi io adesso magari ve ne sniperò un paio, tipo 2 o 3, e poi cambiamo giocatore. Anche se vi dico già che purtroppo a quest'ora qua non è che ce ne sia abbondanza di giocatori da sniperare. Però di questi giocatori qua ne escono anche qualcuno a quest'ora qua. Vedete? Qua ne escono all'abbondanza, raga. Fidatevi del Gilbone, non è che non vi prendo in giro, raga. E sono già 3 in 30 secondi. Fidatevi che in tutte le cose, quando c'è un metodo dietro, le cose funzionano. Fidatevi del Gilbone. Ah, questo qua è sempre lo stesso. A 900, raga. Mamma mia. Klaassen, raga, è devastante. E vi ricordo che è l'una di notte. Poi, raga, per questo facciamo così, arriviamo a 65 likes, perché vi ho detto un giocatore che vi farete una valanga di crediti. Cioè, con questo giocatore qua, se... Ma raga, cioè... aiuto, mi faccio troppi crediti. Almeno 65 likes, raga, perché questo giocatore qua è troppo devastante per lo sniping, fidatevi. Dei tre, questo qua è quello che esce molto più spesso, però anche gli altri due sono ottimi. Non come lui, perché... Vabbè, questo qua ho filato io. Ne prendo ancora uno e poi cambiamo giocatore, raga. Boom, a 1000. Di nuovo, raga. Tantissimi crediti con Klaassen, fidatevi. Raga, il secondo giocatore, visto che il primo già fa i devasti, il secondo giocatore che vi voglio consigliare è El Shaarawy. El Shaarawy che... Allora, premetto una cosa. Potrei provare a prenderlo, però non rischio perché non so bene il prezzo. Ok. Allora, il bello di El Shaarawy è che potrebbe uscirvi anche ATS. E ATS fate poi, se lo sniperate, fate anche 2000... Cioè no, 2000 no, 1000... 1000 crediti a carta. Allora, vedete, a 1500 si può vendere entro 5 minuti. Quindi io metto, calcolo 1500 e mi metto a 1300, dai. E cerchiamo di sniperare un po'. El Shaarawy purtroppo a quest'ora ne escono un pelo di meno rispetto a Klaassen. Perché, oh, cioè a quest'ora, raga, non c'è nessuno che gioca. Ci sono solo io che
devo registrare video. Se no non c'è tanta gente che registra. Cioè che registra in realtà che gioca. Quando esce ATS il Charaui, fate veramente il colpaccio, perché rischiate di fare 1000 crediti con una carta. Oh raga, a quest'ora qua il Charaui non vuole uscire. Boh. Non so come mai, ma non vuole uscire. Vabbè che ci sta, perché... Boom! Let's go! La fienda 1500. GG per me. Controllate sempre prima di vendere. Controllate che sia AS non ATS. Se ATS vendetela di più, ovviamente. Controllate il prezzo, ma può stare... Boom! Let's go, un altro. Raga, io, guarda, non dovrei consigliarveli, perché poi più gente c'è e meno funzionano i filtri sniping. Però sono talmente assurdi che... No, non ci credo. Aiuto! L'ho preso lo stesso. Meglio per me. Sono talmente assurdi che non posso non consigliarveli, perché, raga, dai, mi farei del male da solo. Ne avessimo presi 4 di fila. Allora, vabbè raga, passiamo all'altro giocatore. Comunque vedete che qua li ho venduti tutti, a parte alcuni che ho ancora in vendita, ma li vendo tra poco. Ok, venduti 8. Sì, quindi sono messo molto molto bene. Comunque Klassen vedete che è devastante. Raga, l'ultimo della lista, ma non per importanza, perché anche lui è molto molto buono per lo sniping, è Rose, Daniel Rose, mi pare si chiami, del Danny, vedete Danny, ma quante ne so raga, quante ne so, Daniel Rose del Tottenham, che mi sembra sia intorno ai 2008, 2007, 2008, 2009, e là si è alzato Daniel Rose, e là, 3003, quindi non so se effettivamente sia ancora buono, però lo scopriamo adesso. Alla 3003 si vende subito. A 3004, ok, si vede dentro 5 minuti. A 3005, no, ok. Quindi possiamo metterci, contando che si vende a 3004, potremmo metterci a 3003, no, perché lì ci sono 150. E no, ci conviene metterci a 3002, vendere a 3004, sì, ok. Allora, qua vediamo quanti riusciamo a sniperare, anche se si è stato un po' il prezzo, quindi non so effettivamente quanto sia ancora buono, però io lo fino a ieri lo utilizzavo e ci facevo i big crediti, quindi anche non fosse buonissimo adesso, in futuro rimarrà buono, cioè nel senso... No! Cazzo, regà! Era uscito... Vedete che esce, esce Daniel Rose, esce. Funziona un sacco, funziona anche così, regà. Peccato, perché ci saremmo fatti 1000 crediti. Più o meno, no, in realtà 800, però... Oh. No! Dai, raga, no. No, raga, ma... Ah, belì. No, questo qua è sempre lo stesso. Però vedete che esce spesso. Poi, oh, raga, potrebbe uscirvi anche con Ombra, che... Dai, ma perché non me l'ha dato questo, raga? Non va bene così, Le sto perdendo troppi, devo essere più veloce. No. Oh, ok. 3200 si vendeva a 3400, mi pare? Sì, penso di sì. Contando che ci sono 150, 170 di tasse. Vabbè, abbiamo fatto pochi crediti, però meglio che niente. Oddio, lo so, provo a mettere a 1400. Prova a sniperare ancora uno o due e poi chiudiamo il video qua. Raga, raga, non sto facendo il mio meglio. Vedete che comunque ne escono spesi, siete... Perché? Perché sbaglio sempre quel coso lì, cazzo? Sbaglio il tocco. Devo stare calmo. E le carte le prendo tranquillo. Perché vedo che c'è concorrenza sul rosa, allora mi agito e dico devo prenderlo. E allora non lo prendo mai. Quando mi agito e dico devo prenderlo, non lo prendo mai. È il karma.
Sbaglio sempre, ma sono ritardato. Oh, raga. Sembro veramente ritardato. Non riesco più a prendere uno. Uno perché c'è anche già altra gente che è sniper, ma due perché sono ritardato. Vabbè, raga, io spero che voi sappiate sniperare meglio di me adesso perché sembro ritardato. Però, raga, fidatevi, questi giocatori qua sono assurdi. Cioè, basta, raga, basta, io la smetto perché sembro ritardato. Quindi, raga, nulla. Vabbè che è luna di notte, quindi ci sta e sono abbastanza giustificato, però. Nulla, raga, ci becchiamo al prossimo video. Ricordatevi i 60 likes e nulla, lasciate anche un commentino e ci becchiamo al prossimo video.